Ciao a tutti, eccoci qui per un nuovo video. In questo video vorrei mostrarvi qualche piccolo acquisto fatto prevalentemente al DM. Sono passata al DM perché volevo chiedere quanto valeva la tessera, diciamo la gift card, perché ho ricevuto una gift card di regalo da mia mamma e che sa che adoro il DM come negozio, per cui mi servivano due o tre cose, tipo lo Scottex e due o tre cose così per la casa. E quindi sono passata di lì e ho chiesto che cosa, quanto mi valeva insomma la tessera, come durata negli anni, e ho scoperto che sono tipo 10 anni, ma non durerà tanto, direi. E poi mi sono fiondata subito nel reparto di Alverdi perché volevo vedere se era arrivato un prodotto che sto aspettando da un po' di tempo. Adesso vi spiego tutto. Allora, prima di questi acquisti vi faccio vedere due cose che non so se in realtà vi avevo già mostrato, quindi beh, siccome ce li ho qui ancora qui in camera, ve le faccio vedere. Perdonate se magari le avete già viste in qualche altro video, non mi ricordo sinceramente se ve le ho già mostrate o no. Sono stata al negozio Casa perché anche lì avevo una tesserina e ho voluto prendere delle candele perché sono profumatissime e molto belle. Ho preso questa qui al lampone grande, pagata poco per quello che è, adesso non ricordo il prezzo. Il profumo, cioè non potete capire. Vorrei che mettessero la funzione nei video per far sentire le profumazioni, perché cioè la cosa più favolosa di questo prodotto è esattamente il profumo, è proprio una roba pazzesca. E è una bella candelona grande, stile Yankee Candles, con la differenza che costa molto 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 meno, ma è profumatissima comunque. E poi ho preso una versione invece piccolina, pagata, qua c'è scritto 3,99, ma credo che sia il prezzo pieno e credo che venga la metà perché era scontata al 60. Bah, questa comunque piccolina, al mango, giustamente. È una roba pazzesca, cioè indescrivibile il profumo che hanno queste candele. E niente, insomma, mi piacevano, le ho volute prendere. Adesso devo vedere dove posizionarle in casa, perché in realtà mi sono resa conto che, per esempio, in camera mia non ci sta più niente. Anche vari regali che mi hanno fatto, che magari erano dei suppellettili, comunque cose da appoggiare, dicevo, adesso dove le appoggio? Non avevo più spazio. Vabbè, comunque queste. Poi sono stata da OVS e in realtà non ho trovato un cavolo come abbigliamento. C'era proprio niente che mi piacesse, sinceramente. C'erano dei maglioni, ma secondo me il prezzo era ancora troppo elevato per quello che erano, nel senso che comunque maglioni, maglioncini normalissimi che si trovano in tutti i negozi, dappertutto scontati. La difficoltà qua con questi saldi è stato trovare il modello giusto che stava bene nel colore giusto con il prezzo giusto, nel senso che hanno ormai tutte le stesse identiche cose nei negozi, non è che si differenziano più di tanto. Il culo è trovare quello che cerchi nel momento giusto con il prezzo giusto. Poi il negozio, bene o male, magari ecco, compri una roba che hai pagato 9 euro per dire. E il negozio dopo c'è lo stesso identico modello, cambia di una virgola e magari è pure il colore, quella sfumatura più bellina che tu vuoi e costa pure 7, però ormai l'hai già preso, cosa fai? Vabbè, comunque, ragionamenti così, perché dicevo, ma perché non ho preso niente? Beh, perché c'erano sì dei maglioncini carini, però 15-17 euro di maglioni, quando magari ho preso altri maglioni a meno, no, anche no. Comunque, vagando invece nel reparto beauty, c'erano delle offerte che praticamente erano dei rimasugli di Natale. C'erano tante cose pucciose, carine, però niente di particolarmente invitante, a parte questa confezione che infatti non mi sono lasciata scappare, questa qui. Calcolate che ce n'erano due ed erano entrambe aperte, cioè io proprio le ho trovate così aperte. E i prodotti all'interno infatti non sono messi benissimo. Questo è un kit dei provenzali che tra l'altro
come si dice, la linea bio, quindi comunque quella buona e non proprio economica, comunque questi prodotti hanno un certo costo. Questo kit scontato a 3 euro. Non potevo lasciarlo lì, nel senso che il gel dermoprotettivo all'aloe, sapete tutti che costa comunque a seconda di dove lo prendete, di che prezzo lo trovate, se ci sono delle offerte, comunque va dai 7 euro più o meno, sì. Fate, se è stata un'offerta, magari anche 5. Ci dai 5 ai 10 euro comunque. Quindi avere l'intero kit a 3 era comunque già un affare. Allora, ho visto che questo era intatto perché comunque ha la pellicola, quindi non era stato, diciamo, aperto, è ancora chiuso intatto. E quindi ho detto sì, va bene. Ovviamente se questo fosse stato aperto, no, non l'avrei preso. Però visto che questo era intatto, il gel d'aloe vera si usa per tantissime cose. Questo qua dei provenzali è uno comunque di più buoni, dei più validi. È il 98% di aloe vera bio. Formula multiattiva vuol dire che si può utilizzare per più cose, e infatti va benissimo, insomma, sulle scottature, sulle irritazioni della pelle, sulle punture di insetti, sui brufoli, su il post rasatura mischiato agli oli essenziali, magari da usare sul viso come crema, come impacco, come maschera, insomma, per tutto si può utilizzare. Quindi è un prodotto veramente da avere sempre in casa, e io ce l'ho sempre in casa. Tra l'altro ho in realtà una confezione identica ancora chiusa che non ho ancora aperto da un bel po' che ce l'ho, ma siccome poi dopo il viaggio in Thailandia avevo acquistato l'aloe lì in Thailandia e quella l'avevo aperta da usare come doposole, sto in questo momento utilizzando quella, e quindi quelli che avevo in casa sono finiti. Quello che mi era portato al mare era di un altro brand, adesso non mi ricordo. Terminato, e quindi in realtà quello che avevo a casa dei provenzali è ancora lì, e adesso se ne aggiungerà un altro, ma poco male perché comunque è un prodotto veramente multiuso che si sfrutta per tantissime cose. L'unica pecca che ha probabilmente è il PAO, perché è di soli 6 mesi e non essendo un prodotto, è vero che si usa per tante cose, però forse almeno io non riesco a sfruttare il suo PAO, cioè quindi a consumarlo entro i 6 mesi, però non mi faccio tanti problemi, io comunque, a meno che cambiano odore, consistenza e prodotti, li utilizzo lo stesso oltre il PAO, chi se ne frega. È un'indicazione base che le aziende devono dare, ma ci mancherebbe, non muore nessuno, magari perdono un pochettino di efficacia, ma non è detto, cioè loro credo che debbano tirarsi un pochettino in avanti con la data per evitare problemi, però secondo me altri mesi, se non sei, però 3 o 4 mesi ancora dopo il PAO indicato ce l'hanno di scadenza. Comunque, questo c'era, e il deodorante. Purtroppo il deodorante in entrambi i due kit che erano presenti lì in negozio, in uno mancava proprio il tappo, e l'altro era un po' tutto sporco qui perché secondo me era stato aperto. Infatti è un po' appiccicosa l'etichetta, è un po' stato massacrato questo prodotto. Non ha l'aria di essere una cosa proprio pulita e a posto, ecco, nuova. Infatti la confezione era stata aperta, quindi è evidente che ci fosse qualcosa, insomma, che non quadrava, ecco. Però ho detto comunque, ripeto, 3 euro è molto meno comunque del prezzo del singolo gel d'aloe, quindi questo era semplicemente dentro in più, come se quasi se non l'avessi pagato, quindi ho detto poco male. Questo è il Deovapo biologico antiodore, sempre all'aloe, 30% aloe vera bio, lunga durata, delicato, no gas, no alcol, quindi sono comunque curiosa di provarlo. È un po', ecco, devo dargli una lavatina perché secondo me questo è stato proprio aperto, e infatti credo che lo metterò in uso subito perché non voglio che mi scada. E questo ha un PAO di 9 mesi. Vediamo, giusto per curiosità, quanto ce n'è all'interno. Esatto, non è pieno, non è assolutamente pieno. Arriva qua. Parte da qua praticamente, non metà però. E l'altro però era messo peggio perché era tutto proprio sporco, quindi alla fine ho scelto quello che mi sembrava messo un pochettino meglio. Questi prodotti appunto fanno parte dei provenzali, che non è specificatamente un marchio bio, ma questa è una linea bio.
E in particolare, vabbè, anche senza parabeni e quant'altro, controllate i certificati biologici, controllo salute natura, dermatologicamente testati anche per i materiali pesanti, per i metalli pesanti, nickel, cromo e cobalto, e dice il 99,61% nel dermogel e il 99,88% nel deovapo. Sono ingredienti naturali, di origine naturali, e il 98% nel dermogel e il 100% nel deovapo degli ingredienti sono certificabili e biologici. Non ci sono OGM, profumo 100% di origine naturale, quindi praticamente saranno senza profumo perché l'aloe non sa di niente. E niente, che dirvi, vi dirò qualcosa di più quando li avrò provati. In generale qua dice che il dermogel biologico lenitivo è un SOS per la pelle, idrata e lenisce tutti i tipi di pelle, ideale per tutta la famiglia, rimedio naturale dopo l'esposizione al sole, su punture di insetti, su pelle irritata post depilazione o rasatura, senza profumo, quindi esattamente quello che vi dicevo. Mentre del Deovapo dice, rispetta naturale il processo fisiologico della sudorazione con efficacia antibatterica e antiodore. Formulato senza gas e alcol, dona benessere a tutte le pelli, senza sali di alluminio e triclosan. 1,150 ml e il Deovapo 75, ma credo che sarà 55. Ma neanche, boh, vabbè, non lo so. Comunque, niente, questo. Comunque, credo di aver fatto un buon affare, anche se il deodorante non è messo proprio benissimo e non è proprio pieno. E sicuramente, se non è stato aperto, è stato magari un po' rovesciato, insomma, non so cosa gli è successo, che avventure ha avuto, però comunque prezzo di 3 euro. In ogni caso, li valeva soltanto per questo. Poi passiamo questa volta veramente al DM. Allora, come vi dicevo, io sono stata a DM principalmente per curiosità, per chiedere quanto mi valeva la tesserina, perché comunque non ce l'ho da molto, ce l'ho da un mesetto, 2 mesetti, però non voglio neanche che scada, siccome comunque è un brand tedesco, non so come la ragionano i tedeschi, ho detto chiediamo per curiosità, per sicurezza più che per curiosità. E poi sono andata anche, ho detto già che vado, voglio vedere se c'è un prodotto che è un po' che cerco, perché ne ho sentito parlare tantissimo qui su YouTube da praticamente tutte le persone che hanno un DM vicino e che hanno fatto acquisti DM. Ne hanno parlato tutti benissimo e tutte disperate perché pensavano fosse uscito di produzione perché questo prodotto non si trovava più. In realtà non mi ricordo nel video di chi, forse di Ekaterina che ho visto ultimamente, l'aveva ritrovato al DM, quindi probabilmente è stato riproposto questo prodotto, ma non so se è una linea permanente o se è una limited edition, adesso ci guarderò bene. Io credo che fosse in linea permanente e che semplicemente era out of stock in quel periodo, ma che è stato rifornito. Visto che comunque a quanto sembra va molto, piace, almeno a chi se ne intende un pochettino, chi è appassionato di DM, del brand, è un prodotto che comunque acquistano. Non volevo lasciarmelo scappare un'altra volta perché io la prima volta l'avevo visto, non ero convintissima perché mi sembrava di aver visto solo un video in cui se ne parlava, ma probabilmente era un video haul e non un video recensione, quindi non sapevo se ne valeva la pena. Siccome non costa pochissimo, cioè poco, ma però comunque 4 euro qualcosa, 5 euro, quindi non pochissimissimo, in quel momento non avevo fatto l'acquisto, pentendomene poi, quando poi ho sentito tutte le recensioni invece di questo prodotto e tutte comunque entusiaste, tant'è che chi poi lo trovava ne acquistava più di una confezione per farne scorta e non rimanere senza. Quando sono stata lì, con mia grande, enorme fortuna e sorpresa, l'ho trovato, quindi ho avuto conferma che probabilmente non è una limited edition e infatti sulla confezione non c'è scritto. E già che c'ero, anche io ne ho acquistate 2 confezioni. E di cosa stiamo parlando? Arriviamo a un dunque, perché chiacchiero, chiacchiero, ma non vi dico di cosa sto parlando. Allora, parlo praticamente di queste fialette. Sono 7 fiale ed è quindi un trattamento giornaliero, quindi voi utilizzate una fiala al giorno per 7 giorni, di varie ampolline. Queste sono delle ampolline, ve ne apro uno per farvi vedere come sono fatti.
ai fiori di Bach, praticamente. Qua dice trattamento per 7 giorni con fiori di Bach. Fialetta blu, effetto idratante. Fialetta verde, effetto antiossidante e antinquinamento. Fialetta gialla, effetto antirughe. Usare al primo, secondo e settimo giorno una fialetta blu. Al terzo, quarto giorno una fialetta verde. Al quinto e sesto giorno una fialetta gialla. Agitare bene prima dell'uso. Applicare su viso, collo e décolleté il contenuto di una fialetta per procedere quindi con il trattamento idratante abituale. Cioè, top, ai fiori di Bach. Potevamo lasciarlo lì? No. Direi proprio di no. Ah no, non si apre così. Come si apre? Aspettate. Ah, ecco qua, c'è la linguetta. Ma sì, dai, lo apro. Che bellini. Troppo belli. Eccole qui. Cioè, sembra proprio un trattamento lusso fighissimo. E non l'ho ovviamente ancora utilizzato. Primo tag sarà primo giorno. Boh, poi le metterò in ordine di come dice di utilizzarle, ma credo di sì, perché allora usare al primo, al secondo e settimo giorno una fialetta blu, e infatti te le mette due. E qua non ho capito perché non hanno fatto 5, 6, 7 e hanno voluto mettere queste due così. Boh, non lo so. Sono troppo carine. Io sono contentissima, sono estasiata. Bello, 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 bello. Comunque, non l'ho ancora utilizzata, quindi non vi so dire, ma appunto, già che le ho trovate e so che appunto sono molto amate, ne ho prese appunto direttamente due confezioni. Le proverò e vi farò sapere. Sono molto, molto curiosa. Già che ero lì, ho trovato queste, ho fatto la mia domanda, ho avuto la mia risposta, ho detto vabbè, guardiamo un pochettino cosa c'è di nuovo, già che sono qua e cosa c'è in promozione. Sapete che DM fa ogni tanto qualche promozione, piccole promozioni, però ogni tanto c'è, tipo l'ultima volta c'era il 20% su tutti i prodotti capelli, quindi mi ero sbizzarrita con i prodotti capelli. Questa volta c'era il 30% su tutte le tisane. Allora, cosa fai? Non me le prendi? Come si fa? Quando c'è uno sconto bisogna approfittarne. Quindi, pur io non consumando grandi quantità di tisane, mi piaceva l'idea. Comunque, quando poi ero lì che le guardavo, mi incuriosivano, mi piacevano tutte, volevo prenderle tutte. Quindi ero piena di tisane, poi ho detto: no, aspetta un attimo, Martina, non è che ne bevi così tante. Anche se ti farebbero bene, dovresti abituarti magari a prenderlo proprio come rito di benessere, di cura, quando magari hai un attimino di tempo che ti metti lì sul divano la sera, anziché mangiarti la Nutella, fatti la tisana. Oppure prima di andare a dormire te la porti anche in camera, te la metti lì sul comodino, ti sorseggi la tisana mentre ti leggi il libro, ti guardi la TV. Dovrei mettermela come abitudine, ma sono sincera, non lo faccio sempre. Chissà che avendo preso qualcosina di carino adesso che mi ispira, mi venga più questa voglia di farmi la tisana. Sia di giorno che di sera, perché non è che è obbligatorio farla la sera, però diciamo che di giorno sono sempre da farata, quindi generalmente non mi metto lì sul divano a poltronare con la tisana, diciamo così. Allora, vi faccio vedere subito quello che ho preso. A bassissimo prezzo, perché fa parte della loro linea, e adesso prendiamo anche lo scontrino così vi dico esattamente. Allora, la cura di 7 giorni di alverde in fiale l'ho pagata 4,49. Quindi meno di 5 euro, è una cosa un po' particolare, è tantino, ma ci può stare. Questa, che è l'infuso praticamente di camomilla della linea appunto del DM, avevamo finito la camomilla in casa, ci stava sempre bene la camomilla, sia per gli impacchi tipo per gli occhi piuttosto che per tante cose, cioè a priori rispetto al fatto di berla come camomilla che fa bene per andare a dormire, concilia il sonno, in generale la camomilla ha tanti utilizzi. Anche cosmetici, diciamo così, e quindi insomma ce l'avevamo lì, cioè c'era, ce l'avevamo, ma era finita, e quindi ho detto prendiamo anche la camomilla. Questa a prezzo pieno veniva, aspettate che ve lo dico, 99 centesimi meno il 30%, quindi meno 30 centesimi pagata 60, 70 centesimi, praticamente 69, 70 centesimi, quindi comunque una cazzata. Quanto la prendo, dai. Poi ho preso questa qui perché mi ispirava tantissimo il fatto che fosse solubile
E quindi praticamente è già pronta, basta che si scalda l'acqua e poi si prendono cucchiaini e si versano 2, 3, 4 cucchiaini, quello che è, a seconda di come mi piace forte, all'interno dell'acqua calda oppure anche fredda. Quindi è una cosa che mi ha ispirato tantissimo, perché mi è proprio piaciuta l'idea di avere un preparato per una bevanda che tra l'altro sa di melissa e limoncella, che è la mia caramella preferita dell'Ericola. Quindi di solito io quando vado al DM, non so se avete visto gli altri video, però ho acquistato spesso la confezione proprio di caramelle Ricola alla melissa limoncella, che mi piacciono molto. Sono molto, hanno un po' di sapore appunto di limone che a me piace, allo stesso tempo sono un po' balsamiche, insomma mi piacciono. E mi piaceva l'idea che questa avesse il gusto delle caramelle e che fosse appunto solubile, quindi pronta comunque all'istante, e ottima sia calda che fredda, e dice che praticamente calda è calmante, rilassante, usata invece fredda, magari appunto d'estate, è rinfrescante. Vediamo se ho detto giusto. Esatto, bevuta calda è una bevanda che dà sollievo, bevuta fredda è molto rinfrescante nei giorni di calura, senza glutine. Questa l'ho già utilizzata ieri sera, l'abbiamo provata io e Nicola, e sa proprio di caramella, quindi sono molto 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 contenta perché mi piace proprio come si dice, il sapore che ha, mi ricorda tantissimo quelle caramelle. Allora, come ingredienti diceva beh, zucchero, detrosio, estratti di melissa vera della miscela di erbe ericola. Piantaggine, altea, menta, timo, salvia, alchimilla, achillea, pimpinella, malva, sambuco, primula, veronica, marrubio, vabbè, acidificante, concentrato di limone, zucchero caramellato, aroma naturale di limone con altri aromi naturali, aroma naturale di menta. Insomma, buona. Io comunque questa ve la consiglio e di questo formato così solubile ci sono anche la camomilla e altre varianti. Io ho voluto appunto provare questo perché per le caramelle, ecco, diciamo principalmente perché mi ricordava le caramelle. E questa l'ho pagata, vediamo, Ricola tisana, bla bla, 2,99 meno 90 centesimi, quindi praticamente 2 euro. Poi stessa cosa per queste. Queste sono adorabili anche per il packaging, non so se piacciono anche a voi, ma io le trovo bellissime. Sono della marca Clipper, Clipper Natural Fair and Delicious, credo che una marca che si trovi solo al DM, in realtà io non l'ho vista altrove. Mi piace tantissimo questo packaging un po' retrò, con queste scatolette di cartone, con questi disegni, fighissimi, cioè mi piacciono proprio tanto. Vedete, vabbè, dietro scritte. Allora, io ho voluto prendere questa che è praticamente un infuso di liquirizia. E qua vediamo cosa dice. Infuso biologico di liquirizia, radice di liquirizia da coltivazione biologica. Non dice niente di che. Non dice niente di che, semplicemente, vabbè, ingredienti importati e prodotto e confezionato nel Regno Unito, vabbè, dice che essendo liquirizia evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione e di consultare eventualmente un medico, però vabbè. E l'altro invece, che mi è cascato, no, mi si è rovinata la scatolina. Ho preso tè verde con limone e aloe vera. Sì, tè verde biologico all'aroma di limone con aloe vera. Vediamo se dice qualcosa di fondamentale. No, niente di che. Mi ispirava anche il tè in casa era finito, abbiamo più tisane che tè in realtà. Il tè verde fa bene, c'erano diverse varianti di tè verde, ho voluto provare questa perché mi ispirava al fatto che avesse un po' di gusto di limone che a me piace e che ci fosse anche l'aloe vera, mi ispirava. Ripeto, il packaging mi piace da impazzire, c'erano tanti altri tipi, tante altre varianti, io ho scelto queste due per iniziare, se mi piacciono perché no, posso anche ricomprarle. All'interno ci sono 20 bustine. All'interno di questa anche 20 bustine, mentre quello là è solubile, quindi dipende quanto ne mettete, ecco. Questi pagati Clipper
Costava con la liquirizia 2,89 meno 87 centesimi, quindi anche questo 2 euro. E l'altro 2,99 meno 90 centesimi, quindi 2 euro anche questo, che ci può stare. Poi, passando invece alla parte beauty, non avevo tantissimo tempo, dovevo tornare a casa velocissimo perché c'era una persona che doveva venire a casa che mi aspettava, quindi ho dato proprio un'occhiata veloce, 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 poi dovrò tornare con calma, ma vabbè, sapete che io i miei giri ADM me li faccio sempre e qualcosa mi rimane sempre attaccato e anche in questo caso, ovviamente, dopo aver preso quello che volevo, quello che ho visto in offerta, anche qualcos'altro che non serviva, ma c'era, ecco. E mi sono concentrata su delle cose che non avevo mai visto. Ho voluto prendere questa perché era un'edizione limitata, come c'è scritto qui, limited edition, ed è praticamente una schiuma corpo idratante in mousse che diventa olio, infatti mousse to oil. Le ho sempre cercate questo tipo di prodotto perché io odio, 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 odio spalmarmi la crema sul corpo. Come mi piace magari coccolare il viso, la stessa cosa non vale assolutamente per il corpo. E infatti adesso ho adottato il sistema di mettere una boccetta di olio all'interno della vasca e quando appunto mi faccio la doccia, una volta finita di lavarmi, mi vado a oliare tutta quanta, ancora con la pelle bagnata. Ciò fa sì che comunque l'olio penetra bene, mi vado a idratare la pelle. Faccio molto prima rispetto che uscire dalla doccia, mettermi l'accappatoio e prima di vestirmi mettermi la crema, che è una cosa che odio. Quello è istantaneo, quindi sono ancora lì bagnata, non sono ancora uscita, mi olio tutta, l'olio assorbe, esco, mi metto l'accappatoio e sono a posto e non mi devo più rimettere nient'altro. A meno che ho qualcosa di, cioè, a meno che risento proprio il bisogno, la necessità in alcuni momenti specifici o in alcune parti specifiche. Se no, generalmente ho adottato questo sistema e mi trovo bene così. Ho alcune comunque creme corpo, oli corpo, burri corpo che utilizzerò perché per carità li utilizzerò, però sono sempre alla ricerca di qualcosa di molto pratico. Questo mi dava l'idea di essere una cosa pratica, oltre al fatto che comunque era un'edizione limitata e che non so se appunto troverò ancora e quindi ho detto prendiamo. Quindi è appunto una mousse molto simile a quelle per lavarsi, perché quella l'avevo già acquistata ed è un prodotto che mi piace anche in quel caso, molto, molto carina come cosa. Mi piaceva l'idea della mousse anche proprio per l'idratazione, quindi successiva alla doccia. Questo mi ha incuriosito perché appunto c'è questa componente mousse che dovrebbe diventare oleosa a contatto con la pelle. Vediamo cosa dice, per pelli molto secche, vabbè io non ho la pelle secchissima ma sul corpo vabbè, idratazione per 24 ore, la schiuma si trasforma in olio, donando un'idratazione intensa grazie alla formulazione a base di burro di karité, con un complesso di olio di marula, mandorla, babassu, jojoba e di girasole. Agitare prima dell'uso, vabbè. E quindi mi ha particolarmente incuriosito, ecco, questo prodotto e l'ho voluto prendere per, vediamo un attimino quanto costava. Balea olio corpo, sarà questo? 2,99 200 ml, sì, questo qua mi ha proprio incuriosito. Poi, per lavarsi invece, appunto, mi piace l'idea della schiuma, ho visto questa non è un'edizione limitata, ma in realtà io non l'avevo mai vista ed è un prodotto che faccio fatica a trovare ad un prezzo così basso almeno, ormai un po' più di una casa cosmetica ha fatto questo tipo di prodotto, anche la Dove, per esempio, famosa, le fa, fanno anche la pubblicità alla tele, quindi comunque è un prodotto che ormai si conosce, ecco. Non è più tanto una novità, però come prezzo sicuramente questi sono tra i più bassi sul mercato, sicuramente. Io l'ho già provata, avevo già preso un'altra versione, non mi ricordo che cos'era, però non è un prodotto che trovo sempre e non è un prodotto che ce n'è in grandi quantità, nel senso che rispetto tipo ai bagnoschiuma classici, dove c'è una parete intera e dove comunque ce n'è più di uno e di un modello, per farvi capire di quel tipo, magari ce ne sono tanti. Questi qua in mousse sono sempre 1, 2, 3 tipologie e 1, 2, massimo 3 pezzi per tipologia, quindi non ce ne sono mai tanti. Questa volta io ne ho trovati di 3 tipi, 3 fragranze, profumazioni, 3 tipologie, chiamiamole come volete.
Una non mi ispirava per niente, una era profumata, ma boh, e poi c'era questa qui che alla fine tra tutte e tre era quella con minore quantità come prodotto, come numero di pezzi, e quindi ho detto probabilmente quella che va per la maggiore, e quindi ho detto prendiamo questa, che comunque come profumazione era quella che mi ispirava di più perché è al cocco e fiori di tiare, che non è prettamente invernale, autunnale, ma comunque andiamo cioè molto con calma perché siamo a gennaio, però andremo verso la bella stagione, non è sicuramente un prodotto che andrò a utilizzare nell'immediato, per cui anche se lo utilizzo quest'estate va benissimo perché appunto è fiori di tiare e cocco 200 ml ed è una mousse doccia, questa qua. Sono molto molto curiosa di provarla e così ho voluto prenderla. Per finire, ultimo prodotto, e poi vi saluto, anche perché inizio ad avere un po' di mal di gola a forza di parlare. Ho visto questo prodotto nuovo di Balea Sempre, che non avevo mai visto, ed era uno stand, e di solito quando ci sono gli stand, quindi non c'è il prodotto sullo scaffale insieme agli altri, ma è in uno stand singolo. Vuol dire che è qualcosa che poi probabilmente non ci sarà più, un po' come le maschere, quelle che avevo visto in idrogel fatte tutte in pizzo, che ho detto oh, vabbè dai, non c'è scritto limited edition, le troverò ancora, quindi non le avevo prese quando le avevo viste e poi non le ho più trovate, mannaggia. Quindi questa volta quando l'ho visto ho detto no, prendiamo. Tra l'altro nello stesso stand c'era anche uno scrub viso che era andato a ruba, a quanto pare che non ce n'era più neanche uno e mi ispirava tantissimo. Dalla descrizione insomma che c'era scritto finito tutto, non c'era più, chissà come mai. Quindi quando ho visto che invece questo c'era ho detto dai, prendiamolo per sicurezza, e quindi non me lo sono lasciato scappare. Se poi io ci sarà ancora, ben venga, spero riassortiscano magari lo scrub viso, perché vedendo che non ce n'era più manco uno mi ha incuriosito. La mousse doccia l'ho pagata 1,99 euro e questo 250 ml sempre 1,99 euro, quindi veramente una stupidaggine. Ed è praticamente un concentrato da bagno al profumo di caramello. Non ho idea bene di come, cioè non voglio aprirlo per non far partire appunto la scadenza, cioè anche se in realtà hanno, non hanno pausa, ma hanno data. Anche se qui ancora non la trovo. Dove sta scritto? Boh, non la trovo per il momento. La scadenza, vabbè. Non voglio comunque aprirlo. Solo l'idea che sappia di caramello già dico wow. E praticamente come funziona? È un po' come il concentrato da bagno, quello che. No, non ve l'ho fatto vedere, mi sa. Vabbè, un prodotto della Just che praticamente si mette dentro nel bagno, nella vasca da bagno quando fate il bagno per aromatizzare, rinfrescare, insomma, ci sono diverse funzioni. Comunque fa la schiuma e è un prodotto per fare il bagno, praticamente che si mette, si aggiunge nell'acqua. Io in realtà ho la vasca, ma faccio quasi sempre la doccia. Quando invece voglio rilassarmi, allora sì, mi metto a fare il bagno, quindi la riempio, mi sommergo e ci sto quel 20, un quarto d'ora, 20 minuti proprio per rilassarmi. E mi piace l'idea di avere proprio un prodotto da utilizzare in quelle occasioni. Avevo i sali, li ho finiti, ho visto questo, ho detto prendiamo questo. Come funziona? Si aggiunge appunto uno o due tappi all'acqua in fase di riempimento della vasca da bagno e poi ci si immerge e ci si sta appunto in ammollo a riposare per il tempo che volete. Qua, essendo che c'ha le scritte un po' tutte così in tedesco, non so se ha qualche altra funzione in particolare. Io credo che la gioia di questo prodotto sia semplicemente il profumo, ma non potevo farmelo scappare. Ecco, credo che comunque sia un prodotto idratante, emolliente e soprattutto profumato. E quindi niente, mi piaceva l'idea di averlo nel mio piccolo, come si dice, nel mio piccolo armadio del benessere, non so come definirlo. Comunque il prodotto è questo qua. E di questa linea c'erano anche, mi sembra, una body lotion. C'era una crema mani e appunto questo scrub viso che non ho avuto il piacere di vedere e forse qualcos'altro, non lo so. E comunque vabbè, mi ha incuriosito e quindi l'ho voluto prendere. Ha una consistenza un po' tipo
Pudenza, sembra proprio quello lì della Just che ho io, che è alla Melissa, se non sbaglio, quello che ho io. Melissa e Lavanda, forse, non lo so, non mi ricordo. E niente, quindi lo proveremo, non subito, però sapete che vi mostro i prodotti nei video haul e poi dopo con calma vi farò tutte le varie recensioni, prodotti finiti, quant'altro. E niente, questo è tutto, io ho finito, ma ho finito proprio per oggi, diciamo, mi sono tolta di mezzo un bel po' di cose, quindi posso fare un bel po' di ordine adesso in camera, finalmente, sono soddisfatta e nulla. Io spero che appunto i miei acquisti vi siano piaciuti e niente, passate a guardare anche gli altri video se vi va e se avete voglia pollice in su, se avete voglia iscrivetevi, se avete voglia venite a trovarmi anche su Instagram e niente, al prossimo video, un bacione!